Super Enalotto con un jackpot da 118 milioni di euro. Vediamo se anche a Ravenna è salita la febbre del gioco. Per quello che riguarda noi, noi abbiamo giocato. If you happen to be late, you should feel like a night in the day. You can pray for the escapade. If you happen to be late, you should alone. Don't you need a companion, you can ring. Lei sta per giocare al Super Enalotto? Sì, certo. Sì, abbastanza spesso io gioco, sì. Tutte le settimane. E sceglie sempre gli stessi numeri o ogni volta li cambia? No, gli stessi numeri, gioco fuori da 2 anni. Da 2 anni? Sì. Oggi l'ho fatto un'altra con altri numeri, che sa che non sia molto buona, visto che Montepremi è molto alto, altissimo. Allora gioco di più. Come gioca di solito? Scegli i numeri così per... C'è una schedina fissa e una invece a caso, per 4,50 euro alla volta. E senta, e se dovesse vincerli lei, tutti questi milioni di euro, ha già in mente come usarli? No, non ci ho mai pensato. Un aumento c'è stato, ci sono stati clienti, i miei clienti fissi, in più anche qualcheduno di passaggio, ecco. E normalmente le persone come giocano? Scelgono quei 6-12 numeri oppure giocano con un sistema, hanno altri metodi? Giocano i 6-12 numeri, cioè un euro o due massimo, ecco, diciamo così, o 3,50 come ha giocato il signore. E sono più le donne o più gli uomini? Più le donne, dico. Direi più le donne. Sì, sì. Sono più spendaccione e quindi hanno più. Gioca spesso o si è fatta solo prendere un po' dalla febbre del gioco in questo caso? Ma vado a momenti. Adesso in questo periodo ne ho approfittato a giocare un po' più spesso, sì, visto il Montepremi. Lei ha giocato al Super Enalotto? Ancora no, però cerchiamo una ricevitoria dove vendono i biglietti del Super Enalotto. Speriamo che vada bene. Lei normalmente gioca o solamente in questo caso, visto che il jackpot è di quasi 118 milioni di euro? Normalmente sì, giochiamo, sì sì sì. Beh, speriamo effettivamente una vincita, anche se non è come questa di oggi, però anche le altre andrebbero sempre molto bene. Eh sì.